Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi vi racconto la mia esperienza del parto, quando è nata Lidia, appunto, perché soprattutto a fine della mia gravidanza ho sentito tante esperienze altrui, anche se diciamo tante volte non richieste. Ognuno, quando sei incinta, chiunque ti incontra ti racconta la sua esperienza e purtroppo la maggior parte di esse non sono state molto positive e quindi ci tengo particolarmente a condividere la mia, che invece lo è stata. Lidia doveva nascere il 6 luglio, quindi ho fatto 40 settimane di gestazione appunto il 6 di luglio, però non ne voleva sapere. Quindi abbiamo cominciato con gli appuntamenti con l'ambulatorio oltre termine, che più o meno sono, mi sembra, il giorno prima della data. Fai la visita, dopodiché se vai oltre termine hai il giorno dopo la data prevista e poi dipende, diciamo, come sei messa, ti rivedono più o meno di frequente, ecco, fino ad arrivare a 10 giorni dopo la data, dove è il termine massimo per l'induzione, se la bambina o il bambino ancora non ne vuole sapere. Per quanto riguarda me, tutte le visite sono sempre andate bene, il tracciato andava bene, tranne l'ultima visita dove purtroppo hanno evidenziato che c'era una riduzione del liquido amniotico e io non sentivo più così frequentemente la bambina come prima. Però il tracciato andava bene, quindi la dottoressa non si è allarmata particolarmente, mi ha semplicemente detto di stare un po' più attenta e se avevo qualunque dubbio di tornare in ospedale, quindi andare in pronto soccorso. Lidia è nata di mercoledì, noi lunedì abbiamo avuto appunto quest'ultima visita. Tra lunedì notte e il martedì mattina io la bambina l'ho sentita pochissimo, al che ho preferito andare in ospedale. Mi hanno visitato, la dottoressa ha considerato che il liquido si era ridotto ancora e che ormai ero a 2 giorni da comunque un'induzione obbligatoria, ha pensato di ricoverarmi per indurre appunto il parto, cosa che non è successa perché la sala a parto era strapiena di bambini. Quindi mi hanno ricoverato, mi hanno tenuta monitorata appunto con i monitoraggi per la bambina. E poi il giorno dopo dovevano indurmi di mattina, ma hanno avuto un'emergenza in sala parto e quindi la cosa è slittata al pomeriggio. All'una hanno provato a rompermi il sacco perché io sono arrivata che comunque ero già dilatata di 3 centimetri, solo che poi non, diciamo, il travaglio vero e proprio non iniziava. Altrimenti la procedura standard è di iniziare con il Foley, quindi questo cateterino con questo catetere con il palloncino che lo introducono nel collo dell'utero cercando di far partire la dilatazione e poi se, eventualmente delle candelette di gel con delle prostaglandine che aiutano appunto a iniziare il travaglio. Io questi due step li ho saltati perché appunto ero già comunque avevo un inizio di dilatazione. Mi hanno rotto il sacco esattamente all'una di pomeriggio. Per 2 ore mi hanno monitorata e ho avuto pochissime contrazioni e adesso posteriori posso dire che erano paragonabili a quelle prodromiche che avevo avuto la settimana prima. Dopodiché alle 3 del pomeriggio esatte mi hanno messo l'infusione venosa con l'ossitocina. Messa sull'ossitocina ho cominciato ad avere contrazioni vere e proprie, poi loro la modulano con una pompa infusionale, quindi fanno, diciamo, crescere loro l'intensità delle contrazioni, però quello che c'è da dire è che le contrazioni sono sempre molto vicine con l'ossitocina, al contrario di un travaglio normale che inizi con una contrazione magari ogni 20 minuti, una contrazione ogni quarto d'ora, pian piano si avvicinano sempre di più fino ad arrivare dopo a una contrazione ogni minuto. Nel parto con l'ossitocina parti subito da una contrazione più o meno ogni 5 minuti, almeno nel mio caso. Quindi quello che è stato molto duro era che non avevo pausa tra una contrazione e l'altra perché il tempo che saliva la contrazione risaliva subito la seconda. Non avevo appunto un break dove potessi, diciamo, riprendere un po' le forze. La fortuna è stata che, io
Il travaglio è stato veloce perché mia figlia è nata dopo 3 ore e un quarto, quindi anche se le contrazioni erano intense, sono arrivata molto bene alla fase espulsiva. Una volta arrivata alla fase espulsiva, poche spinte e Lidia è uscita. Noi abbiamo avuto una piccola complicanza, nel senso che Lidia ha pensato bene di nascere con la mano davanti alla faccia, proprio appoggiata al viso, quindi durante la fase espulsiva l'ostetrica a un certo punto mi ha detto non spingere più perché tua figlia è una gran pensatrice e ha la mano davanti al viso. E quindi niente, a quel punto ho dovuto cercare, mi sono dovuta impegnare per non spingere perché aveva anche una parte del braccio ovviamente incastrato rispetto a come era messa. L'ostetrica l'ha liberata e dopodiché un paio di spinte e Lidia è uscita. Non sto qua a raccontare, diciamo, tutto nei dettagli, un po' perché, diciamo, è mia vita personale, un po' perché secondo me quello non è utile. Quello che è utile sapere è che dolore c'è, ce n'è tanto, però ricordatevi che quando pensate di non farcela più è il momento dove si dice in gergo c'è il giro di boa. Cioè, siete arrivate, probabilmente da lì a poco inizierà la fase espulsiva, che comunque nel mio caso, per esempio, non è stata dolorosa, è stata solo liberatoria, anche perché appunto è stata molto veloce, perché parliamo di meno di una decina di spinte e la bambina è uscita e per essere comunque un primo figlio è andata benissimo. Quando è nata l'emozione è stata fortissima, fortissima. Fisicamente finalmente rinasci, non senti più dolore, è passato tutto. Me l'hanno appoggiata subito sulla pancia, la bimba quasi non ha neanche pianto, stava benissimo ovviamente. È stata sulla pancia un pochettino, dopodiché è arrivata ginecologa che doveva suturarmi perché con lo scherzetto che ci ha fatto con la mano in faccia ovviamente ha pensato bene di lacerarmi un pochettino, però diciamo che sono stata fortunata perché sono stati 3 punti in totale, non molti. E nel mentre ovviamente il papà aveva tagliato il cordone ombelicale, l'avevano avvolta nel suo telino, messo il cappellino, poi praticamente dovevamo andare dalla sala parto dove ero, fare un corridoio sempre all'interno comunque delle sale parto, ecco, diciamo dovevo uscire dalla mia stanza, fare un corridoio e lì c'è una specie di chiamiamola recovery room, dove comunque stai in osservazione per 2 ore tu e il bambino. Doveva esserci il lettino fuori dalla mia stanza per arrivare lì. In realtà avevano spostato per sbaglio il letto, quindi io tranquillamente me la sono fatta a piedi. Io devo dire che dopo aver partorito, stavo veramente molto molto bene, ero molto rilassata. So che sembra paradossale, però ero veramente veramente molto tranquilla e vabbè, soddisfatta, felicissima, eccetera. Dopodiché mi hanno portato quasi subito la bambina, si è attaccata immediatamente al seno, è stata attaccata 2 ore, anche perché Lidia è nata abbastanza piccolina perché era meno di 3 kg, quindi era molto famelica, aveva molta voglia di mangiare. E dopodiché l'hanno portata in realtà al nido, uno un po' più, doveva stare lì solo un'oretta, in realtà è stata lì un po' di più perché aveva la temperatura un po' bassa, essendo anche così magrettina, e quindi ha fatto un po' di lampada. Nel frattempo io ho avuto il tempo di tornare in camera, bere un po' di acqua, riprendermi un pochettino. Ovviamente poi sono arrivati i miei genitori, i genitori del mio ragazzo, sono stati lì un pochettino. Poi la bambina loro non l'hanno vista quel giorno lì perché appunto era al nido e doveva stare in lampada. L'hanno vista poi il giorno dopo in realtà. Dopodiché mi hanno portato appunto verso le 11 di sera, io partorito verso le 6, alle 11 di sera mi hanno portato la bambina e diciamo che la cosa più dura per me è stata la seconda notte, perché era 36 ore, 72 ore ormai che non dormivo e quindi è stata dura perché Lidia continuava ad attaccarsi al seno, proprio cioè mi dava tregua, il tempo di andare in bagno a fare pipì e poi di nuovo stava di nuovo attaccata.
Però dopodiché è arrivata, dopo 42 ore dalla nascita, è arrivato il latte, è arrivata la montata, e quindi lì poi finalmente ha dormito la notte prima che fossi dimessa, e quindi è andato tutto veramente benissimo. Quello che io ci tengo a dire è cercate di affrontare tutto nella maniera più positiva possibile. Non concentratevi sul dolore del parto, ma concentratevi su quello che andrete ad affrontare dopo, cioè il fatto che finalmente abbraccerete il vostro bambino, lo vedrete finalmente in viso, vedrete se è come ve lo immaginavate, se sicuramente sarà più bello ancora di come ve lo immaginate. E proverete un'emozione veramente indescrivibile, è veramente indescrivibile. Mi viene ancora un pochino di emozione a pensare proprio a quel momento lì, perché è stato veramente diverso l'aspettarsi di poter amare così tanto da quello che poi in realtà è, perché è qualcosa di infinito veramente. Arrivate al giorno del parto con questa aspettativa, con il fatto che proverete finalmente un amore che non avete mai provato in vita vostra, non arrivate pensando le contrazioni, non arrivate a pensare al dolore, oddio mi lacero, oddio chissà che cosa succede, pensate positivo, perché secondo me quel potere della mente in questo caso fa tantissimo, perché io l'ho proprio vissuto durante il travaglio. Per 2 ore, in 2 ore mi sono dilatata in 2 ore e mezza in realtà, avevo preso un solo centimetro, ero passata da 3 a 4 centimetri. Come mi sono rilassata e ho pensato appunto che il dolore sarebbe passato e che sarebbe arrivata la mia bambina, in 20 minuti sono passata da 4 centimetri a 10 centimetri e in pochissime spinte la mia bambina è uscita. Non voglio dire che per tutti sia così, un po' ci sta anche la botta di culo, diciamo, un po' ci sta fisicamente come si è predisposte, questo non diciamo che non si può sapere prima, però sicuramente il fatto di essere ottimiste aiuta a rilassare proprio fisicamente i muscoli. Se voi riuscite più voi riuscite a essere rilassate, più vi dilatate velocemente e prima finisce il travaglio. Diciamo che il segreto è essenzialmente quello. Poi fa tanto anche la dimensione del bambino, la dimensione del vostro bacino, insomma, tante cose. Sicuramente il mio messaggio è molto positivo e spero davvero di avervi trasmesso questa cosa. Se voi avete avuto delle esperienze simili o magari diverse, eccetera, mi piacerebbe che lasciaste qua sotto nei commenti la vostra esperienza, in modo che anche chi vedrà questo video, eccetera, potrà, diciamo, usufruire anche delle vostre esperienze, non solo della mia, magari ci si può confrontare. Spero di esservi stata utile, ci vediamo nel prossimo video.